Ragazzi miei, ci siamo allenati tantissimo tempo per questo giorno, fin dall'inizio della Quaresima. Direi che ora è arrivato il momento di entrare nel vivo dell'atmosfera della settimana che noi fanatici religiosi definiamo santa, il cui motivo specifico sono gli ultimi momenti di vita di nostro Signore Gesù Cristo. Forse sono broccoli e gorgonzola, o forse pumba. Te lo devo dire, Timon, questa canzone mi fa venire tutta una cosa proprio qui. Sì, pumba. Beh, passiamo oltre. Timon, che fai? Sto andando avanti al punto dove entriamo noi. Ma non si può guardare un film a spezzatino. Au contraire, mio setoloso amico, io ho in mano il telecomando. Ma in questo modo saranno tutti confusi. Dobbiamo tornare all'inizio della storia. Noi non ci siamo all'inizio della storia. Sì che ci siamo, sempre stati. Ah? Sì, ma questo loro non lo sanno. Allora perché non gli raccontiamo la nostra storia? No! Ehi, mi è venuta un'idea, perché non gli raccontiamo la nostra storia? Oh, questa mi pare un'ottima idea! Un piccolo tour dietro le quinte, un'escursione al di là dei riflettori per gettare uno sguardo rivelatore a quella che è la storia dentro la storia. Perché quello che loro non sanno è che noi c'eravamo, anche se loro non sapevano che c'eravamo, ti pare? Non avrei saputo dirlo meglio. Quindi, questo significa che torniamo all'inizio! Oh no, Pumba, no! Stiamo tornando a prima dell'inizio. Vediamo un po' come il metodo domani mattina, va? Beh, ragazzi, il metodo dice la sua, però lo scoprirete in tempo reale proprio durante le riprese di domani mattina. State tranquilli, vedrete poi che cosa succederà. Vogliamo un po' più su, dove il cielo è tutto blu, i fantastici Little Einsteins. L'avventura ti aspetta insieme a noi, che emozione hai. Little Einsteins, inizia la missione, che allegria. Un raggio di gioia. Yo yo yo! Poi ragazzi, grazie alla visualizzazione, qui al posto Gabri Mao 004, sempre allerta che vi parla. In mia compagnia ci sono Peter Paul 002 e The Way Capo 101. Ciao. Guardate qua che meraviglia, ragazzi. Ad esempio, guardate quanto mi sento carico oggi. Soprattutto oggi è primo di aprile. Un pesce d'aprile, ragazzi. Oh, non posso crederci. Dimmi che non sto sognando. Guarda, Flounder, hai mai visto qualcosa simile a questa meraviglia in tutta la tua vita? Il pacco. Che forza. Che cos'è? Non lo so. Ma scommetto che scatto lo sa. Cos'è stato? Hai sentito qualcosa? E questo chissà cos'è? Ariel! Flounder, avanti, vuoi stare calmo? Non c'è niente di cui aver paura. Scuola!
potente. Inoltre, in ogni caso, siamo al primo giorno di aprile, ci troviamo di fronte alla parrocchia dei Cappuccini per fare il nostro servizio fotografico che inaugurerà l'inizio della Settimana Santa 2023. Guardate le mie spalle, una bella croce agghindata con dei rigogliosi rami d'olivo. Guardate qua che meraviglia, ragazzi. E infatti questo si tratta del vlog della Domenica delle Palme 2023. Adesso non ci resta altro che entrare in chiesa e ammirare il decoro per la Settimana Santa 2023. Guardate qua che meraviglia, il crocifisso alle mie spalle, posizionato sull'abside, proprio nel punto dove sta la Madonna del Pozzo. A few moments later. Ok ragazzi, abbiamo finito di fare le foto nella parrocchia dei Cappuccini, nella quale hanno suonato pure le campane, e io, come faccio sempre, mi sono fiondato al cortile e le ho riprese. Adesso ci troviamo di fronte al nuovo tempio di San Magno Vescovo e Martire, inaugurato esattamente il 22 febbraio di 3 anni fa. Comunque, mi chiedo come abbiamo fatto ad arrivare all'inizio della Settimana Santa. Cioè, il tempo vola, gente. Praticamente, il tempo è volato grazie alla scuola anche, cioè attraverso interrogazioni, compiti in classe, e per di più c'era stato poi il pranzo dei 100 giorni. Ne è volato di tempo, eh? Vorrei tanto dedicare questo vlog a nome di colui che ha seguito il pontificato per ben 27 anni. Sto parlando di Giovanni Paolo II, detto anche Papa Wojtyla. E inoltre, per oltre 18 anni dalla morte di Giovanni Paolo II, che si terranno domani, vorrei dedicare questo vlog all'ormai morto Benedetto XVI, conosciuto anche come Papa Ratzinger. E per di più, col suono festoso delle campane di San Magno che annunciano l'inizio della messa, vorrei tanto salutare il mio più carissimo follower che ha avuto la briga di chattare con me anche su WhatsApp, il beato Antonio da Novara, che lui mi ha aiutato in questi giorni attraverso le sue preghiere affinché io avessi bei voti, compiti in classe e interrogazioni, sperando di avere anche un buon esito agli esami di Stato. Ok ragazzi, abbiamo finito di fare le foto pure a San Magno, adesso ci troviamo di fronte alla parrocchia di San Giuseppe, che il nostro beato Antonio da Novara stima tantissimo. Guardate che bella la vetrata, e per di più l'ingresso adornato di rami d'olivo, come la parrocchia dei Cappuccini, con tanto di crocifisso nero. A proposito, vorrei tanto dirvi che un bel grazie al beato Antonio da Novara per avermi aiutato e sostenuto in questi giorni di preparazione durante la Quaresima. Cioè, ho avuto compiti in classe, interrogazioni e chi più ne ha più ne metta. Lui mi ha aiutato in questo semplice modo. Lui, quando vede che io gli comunico che ho compiti in classe, ad esempio quello di matematica, quello di audiovisivo, quello di italiano, lui dice così: ho pregato per te. E sorpresa, sono spuntati da nulla ottimi voti, come per esempio un 7 o un 8, addirittura un 9. Ad esempio, ieri ho avuto un 8 a un'interrogazione in inglese, proprio grazie a te, Antonio. Io ti
Ti ringrazio con tutto il cuore. Antonio, bravo, dai, ti puoi fidare? Già, comunque, voglio proporre lo stesso sondaggio che feci l'anno scorso per quanto riguarda le previsioni meteo della Domenica delle Palme 2023. Ricordate l'anno scorso? Non mi è piaciuto per niente l'esito, però c'è stato uno spicchio di sole. Non voglio che succeda neanche questa. Ad esempio, guardate bene lo yin yang. Allora, se esce bianco c'è il sole, se esce nero piove. Come dico sempre, o la va o la spacca. One eternity later. Ok ragazzi, abbiamo finito di fare tutte le foto a tutte le chiese della città di Trani, tra cui anche la parrocchia degli Angeli Custodi situata nel nostro quartiere, e siamo di fronte alla TV della cameretta della nonna a guardare i Looney Tunes, e qui c'è anche il nostro Peter Paul 002. Ciao, eccoci a tutti, abbiamo fatto una grande passeggiata e mo godiamoci questa serata con la nonna, con le piadine adesso, dopo una camminata grande, dopo una bella camminata in giro per le chiese alle Palme. Già, comunque a cena si mangiano le piadine come avevo programmato a mia nonna. Lei ha consentito l'idea di fare le piadine e io ne sono davvero entusiasta, a me le piadine fanno impazzire. Lo stesso potrebbero piacere anche al Beato Antonio da Novara, ovviamente si divertirebbe tanto a mangiarle finché ingrassiamo come ippopotami fino a cagare a bestia, fino a distruggere il cesso. Mentre aspettiamo l'ora di cena ci godiamo i Looney Tunes. Ecco qui Taz. Guarda un po'. Niente, so. Amore doloroso. 12 seconds later. Non credo proprio che questa sia una buona idea. Ragazzi, sono davvero pieno. Ho mangiato delle piadine che erano davvero la fine del mondo. Io, come sempre, reputo mia nonna un'ottima cuoca. Non è vero, Peter? È normale. Già, adesso, senza particolare indugio, se accingiamoci a dormire, perché domani mattina dobbiamo svegliarci presto per iniziare il grande botto che dà inizio alla Settimana Santa 2023. Quindi, buonanotte!
Ale, buongiorno ragazzi. Buongiorno a tutti ragazzi, oggi è domenica delle palme e benvenuti anche in questo nuovo video di questo mio altro canale. Non so se vi siete resi conto, l'altro video dei rustici e i bius della Foggia ha raggiunto un po' di visualizzazioni, quindi come promesso adesso arriva il video quello festivo delle palme. Già, quest'anno si festeggia in maniera speciale perché oggi 18 anni fa passò a miglior vita Giovanni Paolo II e questo video vlog sarà in sua memoria, anche di Papa Ratzinger. Questo video sto facendo una collaborazione con Gabri Di Mao, però sarà anche nel mio vlog questo. Già, infatti con me mi vedrete stasera vestito in giacca, perché stasera, come ben sapete, c'è il concerto dei Suoni della Passione a Santa Teresa, quindi non mancate che mi vedrete lì. Vuoi dirlo forte, Peter? Comunque, sono davvero felice. Ricordate l'anno scorso che non si è fatta la benedizione in piazzetta Giovanni Paolo II? Stavo quasi per andare su tutte le fure, ma tranquilli, mi sono calmato. Ecco qua il meteo della Domenica delle Palme di quest'anno. Non ci posso credere. Già dalle 6 di mattina piove. Ma perché, dico io? Ma perché? Peccato che non si è fatta. Io dovrei essere fluente, con il fumo che esce dalle orecchie. Beh, adesso lo Yin Yang ci ha aiutato e perciò ci troviamo alla preparazione per la benedizione dei rami d'olivo che si doveva fare l'anno scorso. Qui aspettiamo Don Enzo che ce le benedice e via con il corteo, va! L'olivo può prenderli qui da me, se ti metti un po' più in là, ma quando la gente arriva, se qualcuno non ha i rami di olivo li potete prendere, c'è anche qualche amico del clan ci dà una mano, eventualmente. Ognuno deve avere il suo ramo di olivo in mano. Il segno è che ognuno di noi con i rami si dispone ad accogliere Gesù, proprio come ora ascolteremo nella pagina del Vangelo che ora proclameremo. Stiamo per iniziare questo momento di memoria dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Per i più piccoli che forse sono poco abituati a una sveglia anticipata, spero pensare che questo sacrificio che abbiamo fatto stamattina e il desiderio di iniziare insieme questo percorso che è quello della Settimana Santa, che è il desiderio di accogliere e seguire Gesù, non solo come faremo ora processionalmente nell'andare verso la Chiesa, ma soprattutto con tutta la nostra vita, pensando anche a quei desideri di pace, di speranza, soprattutto per chi ne ha più bisogno. Osanna il figlio di Davide, osanna il Redentore, osanna il figlio di Davide, osanna il Redentore. O monti stillate dolcezza, il re d'amor s'avvicina, si dona pane e vino ed offre pace al cuor. Osanna il figlio di Davide, osanna il Redentor. Osanna il figlio di Davide, osanna il Redentor. Dall'inizio della Quaresima abbiamo cominciato a preparare i nostri cuori attraverso la penitenza e le opere di carità, quelle che voi più piccoli chiamate le buone azioni. Oggi siamo qui radunati affinché con tutta la Chiesa possiamo essere introdotti al mistero pasquale del nostro Signore Gesù Cristo,
quale, per dare reale compimento alla propria passione e risurrezione, entrò nella sua città, a Gerusalemme. Seguiamo perciò il Signore, facendo memoria del suo ingresso salvifico con fede e devozione, affinché, resi partecipi per grazia del mistero della croce, possiamo aver parte alla risurrezione e alla vita eterna. Ed ora, se veniamo un po' in alto, grazie, che andiamo, preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, benedici questi rami di ulivo e concedi a noi, tuoi fedeli, che seguiamo esultanti Cristo nostro Re e Signore, di giungere con Lui alla Gerusalemme del cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Osanna al Figlio di Davide, osanna al Redentor, osanna al Figlio di Davide, osanna al Redentor. O monti stillate dolcezza, il Re d'amor s'avvicina, si dona pane e vino ed offre pace al cuor. Osanna al Figlio di Davide, osanna al Redentor. Osanna al Figlio di Davide, osanna al Redentor. Onore, lode, gloria al Padre e al Figlio ed allo Spirito Santo, nei secoli sarà. Osanna al Figlio di Davide, osanna al Redentor. Osanna al Figlio di Davide, osanna al Redentor. Ragazzi, siamo tornati a casa. È stata davvero una bellissima benedizione dei rami d'olivo, davvero in maniera solenne come l'hanno fatta quando ero piccolo, dato che io ho avuto un buon rapporto con la Settimana Santa in generale fino a quando ero piccolo, oltre a Natale. È stato davvero bellissimo la recita del Vangelo, l'osanna al Figlio di Davide intonato durante il corteo. E peccato, peccato che non hanno suonato le campane al rientro del corteo in chiesa. Vabbè, che ti devo dire qua? È questione della parrocchia se si decidono. Sì, vabbè. In ogni caso, devo dire che è stata davvero una bella esperienza per me, al pari di quello che dovevo fare l'anno scorso, eh. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Ok ragazzi, abbiamo fatto la benedizione, tutto ciò che c'è da fare per inaugurare la materia verità delle palme. Adesso ci troviamo con queste belle uova di cioccolato e adesso vi starete di certo aspettando qualcosa che avete già visto l'anno scorso. Vi ricordate cosa ricevetti? Raga, allora, appena svegliato mi sono ritrovato davanti questo enorme pacco che adesso non vedo l'ora di vedere cosa c'è dentro. Prima di farlo vorrei tanto dirvi che questa situazione mi ricorda tanto qualcosa. Voi sapete cosa, sapete perfettamente di cosa sto parlando. Ma è ora, che dire, vediamo un po' come aprire questo. Oddio. No. Magia nera. Oddio. Bellissimo. Ecco. No vabbè, bellissimo. La novità fuori al freddo del 2021. Dolly il Delfino. Ebbene,
Ebbene sì, adesso è arrivato il momento di ricevere dei bei regalini. Abbiamo... arrivati dalla posta magari. Abbiamo due blind bags della sesta serie dei Monster Flex, che sono una vera e propria chicca. E poi questa mega blind degli animali pericolosi. Fenomenale, no? Però il bello ci sarà a vedere a Pasqua. Aspettiamo un po'. E poi ci sono anche delle fatiche da fare. Ci sono compiti di classe, soprattutto quello di inglese e quello di italiano. Beh, che direi, il vlog può anche finire qua. Se sei d'accordo con me, mi piace. Se non lo scelgo, mi piace lo stesso. Iscriviti al mio canale, attivate la campanella per non perdervi nessun video. E seguite me. Iscrivetevi al mio canale YouTube e attivate la campanella per non perdere nessun video. E seguite me, Peter Paul, e le buone capacità della nostra pagina Facebook, l'Italia della tradizione popolare religiosa, dove proprio a partire da oggi, che è la Domenica delle Palme, vi aggiorniamo sugli elementi cruciali della Settimana Santa. E seguitemi anche il mio profilo Instagram ufficiale, GabriDiMao4Official, dove io tutto contento pubblico dei post aiutare il paranormale. Da Gabri Di Mao, Peter Paul di Ucraina 101 e le palme che hanno inaugurato l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, praticamente tutto ci sarà in un prossimo esilarante video. Buone palme a tutti e buone palme 2023, ciao!
quinta stazione. Simone aiuta Gesù a portare la croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce I'm not afraid.
ci obbliga ad ascoltare quello che dice il nostro cuore. Molto spesso il nostro cuore è il giudice più cattivo di noi stessi. Quindi in questo momento fermiamoci qualche secondo in silenzio e contempliamo, uno, quello che Gesù ha fatto per noi, e due, ascoltiamo quello che dice il nostro cuore. Alle persone che sono nel dolore, che hanno bisogno.
vero mondo di pace, dove si avverte vivere per tutte le persone senza più violenza e guerra, perché tu sei risolto e sei sempre con noi per tutti i secoli dei secoli. Amen. Abbiamo percorso accanto a te, o Signore, il cammino della vita, della croce, percorrendo con il cuore e la mente le strade della nostra comunità, dove le nostre famiglie vivono, soffrono e gioiscono. Vogliamo in quest'ultima tappa del cammino ricordarci proprio tutti i nostri cari, perché a nessuno manchi la speranza e la gioia. Insieme ti preghiamo, facci segno del tuo amore per i nostri fratelli. Facci segno del tuo amore per i nostri fratelli. Nei confronti dei nonni che a volte vivono da soli e che non hanno nessuno a cui raccontare le storie della loro vita. Facci segno del tuo amore per i nostri fratelli. Nei confronti dei nostri genitori, a volte molto preoccupati perché manca il lavoro. Facci segno del tuo amore per i nostri fratelli. Nei confronti dei nostri fratelli e sorelle piccoli, che a volte non sanno con chi giocare. Facci segno del tuo amore per i nostri fratelli. Signore sia con voi e con il tuo spirito, ti benedica, mio potente Padre, il mio Spirito Santo. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gesù rispose loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete mai. Vi ho detto però che voi mi avete visto, eppure non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me io non lo caccerò fuori, poiché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Ad ogni invocazione ripetiamo insieme: noi ti adoriamo. Sacramento perpetua il sacrificio della croce. Noi ti adoriamo. Sacramento della nuova ed eterna alleanza. Noi ti adoriamo. Memoriale della morte e risurrezione del Signore. Noi ti adoriamo. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, perché per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Santa Madre di chi ama l'ingrazione.
Thank you.
ha salvato gli altri, ora salvi se stesso. Questa è la tunica del Nazareno. Forza, amici, chi tira il numero più alto se la prende. D'accordo. Ecco, così si adempiono le scritture. È scritto: si sono divisi i miei vestiti ed hanno tirato a sorte il mio abito. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Non sei tu il Cristo? Non sei tu il Messia? Se sei tu il Cristo, salva te stesso e salva anche noi. Sta zitto. Neanche tu hai il timore di Dio. Il nostro supplizio è giusto a causa di quello che abbiamo fatto. Ma lui non ha fatto nulla di male. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. In verità ti dico, tu oggi sarai con me in paradiso. Lo aveva detto. Vado da colui che mi ha mandato. Ci aveva detto tutto e noi non lo avevamo capito. Voglio andare vicino. Voglio sentire il suo respiro. Fermati, donna. Lasciala passare, è sua madre. Donna, ecco tuo figlio. Giovanni, ecco tua madre. Dategli un po' d'acqua e accendi. Eli! Eli! Lama Sabachthani! Cosa sta dicendo? Sta chiamando Elia. No, sta pregando. Ha detto: Dio mio, perché mi hai abbandonato?
sei tu il Messia. Salva te stesso e noi. Non hai il timore di Dio? Lui ha avuto la stessa condanna che hai avuto tu. Ma lui non ha fatto niente di male. Ricordati di me, Gesù, quando sarai nel tuo regno. Ti assicuro, oggi sarai in paradiso. Con le campane della chiesa di Canneto. In questo caso la cattedrale. Campana di Santa Maria della Stella. Eh? Campane. Mio fratello li vuole. Questa è la campana della chiesa della Madonna della Stella. Realme. L'anno scorso ce l'avevo. Da Xiaomi. Realme GT. Questo nome qua. Mi fai molle, mi sa che sono più. Ma le uova comunque si possono sempre anche rompere anche quando è Pasquetta, quindi eccole qua, sono 5 uova. Non indugiamo oltre, iniziamo subito con l'uovo verde che si intona con i miei occhi. Ok ragazzi, vado anche io, il mio giallo, come il mio striscione di compleanno quando ero piccolo. Già. Nei commenti scrivete
come è andata a voi la vostra Pasqua e cosa avete fatto durante la settimana santa, se avete assistito a tutte le varie funzioni, il mercoledì santo, il giovedì santo l'ultima cena, poi il venerdì santo la dolorata e i misteri. Ok ragazzi, abbiamo impiegato un po' di tempo ad aprire tutta la busta che contiene questo ben di Dio, queste 5 uova. Che sono? Mamma mia! Sono 5 uova, 2 piccole e 3 grandi, 2 di colore diverso. Cioè, colori diversi e diverse dimensioni. Dov'è finita? Non lo so, l'ha lanciata lui. Ah, eccola là. Meno male. Dani, Ferdi, presto qui. Guardate cosa ho trovato. Oh, per la miseria! Ma è veramente grosso! Lo so! Grosso come un uovo di drago! Dai, pensi proprio che sia un uovo di drago? Ma è naturale che lo è! Dentro c'è un cucciolo di drago! Vi dico io chi le ha fatte! Il coniglio di Pasqua! Se lui, eccolo qui, non ha avuto tutti gli ingredienti necessari, si è potuto costretto a comprarli al centro commerciale. E ora, senza particolare indugio, iniziamo questo spacca uova 2023. Ok. Pronti? Sì. Allora, 3, 2, 1. Ale! Vediamo un po'. Oh. Ah. Madonna mia, che cos'è? Cos'è questo? Oh! Ma raga! Ale! Troppo forte! Apri quello! Apriamo quest'altro, ragazzi, che è veramente molto grosso! Attenzione! Ale! Questo? Cestini! Cos'è questo? Madonna mia, che macello! Però, delle sorpresine! Ragazzi, ma che cosa sono questi? Dire, sono tutti, non so, dei modellini di qualche cosa. E questa è una borsetta. E ho qua dentro questo cioccolato. Veramente, mi raccomando ragazzi, se volete mangiarne qualche fettina, dovete fare attenzione alle calorie e attenzione a non perdere qualche chilo. Finalmente l'abbiamo presa, guarda che meraviglia! L'uccello più raro del mondo. Questo uccello mi farà diventare ricco. Enormemente ricco. Ho avuto ciò che volevo. Ora darò qualcosa anche a te, Joanna. Ti vuoi assicurare di persona che questo uccello rimanga una rarità? Cosa le dici se ti permettessi di fare una bella scarpacciata di uova d'aquila? Le vuoi? Le vuoi? Va a prenderle! No! La prego! C'è qualcosa che non va, Joanna? Vada, signora. L'ha detto! Vada, signora Rupella! Muoviti! Torna subito qui! Svelta!
ma beh, praticamente è arrivato il momento di vedere questo bel pacco, che cosa c'è dentro. Ricordate il video della Domenica delle Panne che feci l'anno scorso in cui arrivò Dolly Delfino? Beh, adesso siamo allo stesso climax. Beh, vediamo un po' cosa c'è qui dentro. Pronti? Allora via, scappiamo. Partiamo. Ecco qua una cosa che non mi sarei mai aspettato. Questa è Gogo, la cagnolina ballerina. In tutti gli anni della For Real Friends, Gogo ha avuto tre generazioni: Gogo prima, Gogo seconda, invece questa è la Gogo terza, che ha il guinzaglio attaccato e ha anche la possibilità di ballare come se fosse nella disco anni 80. A breve verrà la recensione, se tutto va bene. E vediamo un po'. È morbida al tatto, cioè il pelo si vede proprio all'ennesima potenza. E anche la possibilità di fare questo. Scusami. Fitz, guarda. Si era sollevata un pochettino. Eh sì, è in grado di ballare su due zampe. Beh, che dire, questo video un po' particolare dello Spacca Uova 2023 può anche finire qua. Se sei d'accordo con me o mi piace, se non lo sento, a me mi piace lo stesso. Iscrivetevi al mio canale YouTube e attivate la campanella per non perdere nessun video. E seguite me, Leader Paul, e tra quelle che faccio tu nella nostra pagina Facebook. L'Italia è una tradizione popolare religiosa, dove abbiamo proprio aggiornato nei minimi dettagli sugli elementi cruciali della settimana santa. E seguitemi anche dal profilo Instagram ufficiale, Gabriel di Mao 4 Official, dove ho tutto contento pubblico il post al limite del paranormale. Da Gabriel Mao, Peter, è tutto, ci vediamo al prossimo esilarante video. Buona Pasqua 2023, ciao! Buona Pasqua! Avete visto, ragazzi? Si trovano davvero delle cose interessantissime all'interno di queste uova. Cioè, mi piacciono davvero un sacco. Dove sono le uova? Babba mia. Arex, che hai? Niente, pastatore. È che all'improvviso mi è venuto un mal di pancia che sto morendo. No, aspetta, non ti sarai mangiato tutte le uova? Tutte le uova? Ma che dici, sei impazzito? No, vabbè, non ci credo. Ti sei davvero mangiato tutte le uova di Pasqua? No, pastatore, deve essere un virus su. E le uova dove sono allora? Le uova? Oh, che guaio. Sono sparite le uova di Pasqua. Chissà chi se le prese. Dobbiamo trovarlo. Oh, mamma mia, la pancia. Arex, smettila con questa messa in scena. Lo so benissimo che te le sei mangiate tu le uova. Oh, va bene, pastatore, lo ammetto, ma erano troppo buone. E meno male che eri a dieta. Sì, ma la inizio domani la dieta. Stai tranquillo. Devo fare la cacca. Oh no, tutti gli anni è la stessa storia. Ah no, aspetta, il bagno è di là. Ah, povero me. Oh! Ah, che schifo. Oh mamma mia, che dolore. Mamma mia. Ma guarda quello, si è mangiato tutte le mie uova. Adesso me le ricompri tu, eh? Ma che dici, pastatore? Non lo vedi che sono occupato? Entro oggi devi ricomprarmi le uova, altrimenti mi arrabbio. Oddio, non voglio più sentire parlare di uova. No, non ce la posso fare. Che dolore! Ben ti sta, ecco. Ah, bene ragazzi, il video finisce qui. Mi raccomando, fateci sapere cosa ne pensate di queste uova. Mamma mia! E basta, stai un attimo zitto. Lasciateci tanti commenti su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Forse ho finito. Ah, no! Vabbè.